Buonasera a tutti, per TV Radicale, il 29 ottobre del 2010, congresso Radicali Italiani, siamo in compagnia di Alba Montori, Fondazione Massimo Consoli, giusto? E certi diritti, ovviamente. E anche certi diritti, giustamente. Noi vogliamo chiedere ad Alba una cosa importantissima, innanzitutto di parlarci della Fondazione Massimo Consoli e soprattutto della nascita del movimento omosessuale degli anni 70. Guarda, il movimento omosessuale cosiddetto, perché poi è un movimento che non esiste in realtà, e ora come ora ci sono moltissime associazioni che si rifanno alle tematiche cosiddette LGBT, EQX, Y, io odio queste definizioni. Quando nacque era un movimento omosessuale, era un gruppo di persone molto libere sessualmente, prevalentemente omosessuali, ma non solo, le quali avevano fecero un salto di qualità nel 1970, cominciarono a individuare come tematiche politiche quelle legate alla libertà sessuale. Questo fu un salto di qualità perché fino ad allora le tematiche legate alla sessualità e la sessualità in generale veniva considerata come qualcosa, grazie anche ai comunisti, ai socialisti, eccetera, per non parlare del Vaticano e degli altri, veniva considerata qualcosa di politicamente non importante. Quindi in un certo senso io rivendico la presa di coscienza che le questioni legate al comportamento sessuale. Quindi un'esistenza vera e propria di un essere? Sì, l'identità di una persona, l'identità di genere, come si chiama adesso, l'identità di genere, il comportamento sessuale, erano questioni che facevano parte integrante della qualità politica dell'individuo. No? Io nasco come anarchica in realtà. E tu mi chiedevi prima della Fondazione Massimo Consoli. Con Massimo ci siamo conosciuti, guarda caso, alle riunioni degli anarchici. Eravamo anarchici in modo molto diverso, perché io ero un'anarchica non violenta, ma ancora non ero cosciente. No, per me non mi ero posta neanche il problema della violenza e della non violenza, me lo sono posto casomai proprio subito dopo. Lui invece era un anarchico di tipo proprio più bakuniniano, se vogliamo, ecco, almeno allora. Comunque è nata un'amicizia, perché poi comunque ci siamo scoperti reciprocamente come due persone che potevano essere in sintonia su alcune tematiche. Quindi fondamentalmente era come scoprirsi anime gemelle con qualcosa in comune. Sì, noi avevamo in comune questo bisogno di trasferire quelle che erano le forme di repressione che subivamo come tutti sotto la forma di rivendicazione di identità politica. E su questo poi è nata anche un'amicizia interpersonale che è durata nel tempo, con alterne vicende, perché poi abbiamo avuto degli scontri tremendi, anche lunghi periodi nei quali ci contrapponevamo anche molto pesantemente, perché ovviamente queste cose calate nel tipo di situazione storica della società italiana hanno assunto delle valenze diverse nel tempo. Adesso per esempio comunque risulta molto difficile stabilire ancora che le questioni legate ai diritti di ciascuno a vivere la propria sessualità, le proprie relazioni affettive di qualunque genere, no? Il proprio bisogno di costruirsi una famiglia sono un diritto inalienabile della persona. Nella società italiana questo è ancora
un obiettivo da raggiungere. Quindi non è un tabù che è stato sfatato, ma c'è ancora da lavorare, diciamo, sotto questo punto di vista. C'è ancora di più da lavorare, perché mentre allora, per esempio, per la questione della sessualità la si vedeva semplicemente come una questione privata e poi nel privato ciascuno poteva fare quello che gli pareva. Adesso la questione della privatezza delle proprie scelte sulla sessualità e sulle relazioni interpersonali non esiste più. E quindi da questo punto di vista è ancora più pesante l'imposizione da parte delle forze reazionarie del tipo la Chiesa Cattolica o le chiese in generale, cioè le religioni specialmente monoteiste, che tendono a irregimentare, regolamentare i comportamenti sessuali delle persone singole e in gruppo, quindi delle famiglie. È ancora più pesante adesso come adesso, è più diversificata, e quindi anche se si è presa coscienza del fatto che ciascuno dovrebbe essere libero di vivere la propria sessualità, i propri rapporti umani, i propri rapporti affettivi come ritiene giusto per sé, se non dà fastidio a nessuno, ovviamente, se tutti sono consenzienti, è comunque sempre più represso a livello di stigma sociale, di stigma religioso e di stigma politico, per cui questo secondo me innescherà una grossa conflittualità. Tu credi che a livello, diciamo, normativo qualche passo avanti sia stato fatto rispetto agli anni 70, e cosa secondo te c'è da fare ancora per non tanto accettare la questione delle coppie di fatto quanto dei diritti delle persone della comunità, chiamiamola LGBT, chiamiamola comunità in genere? Tu parlavi di famiglia ad esempio poco. Io parlavo di famiglia perché è proprio il concetto di famiglia che va assolutamente rivisto. La famiglia è nata nella cultura politica della società romana di epoca repubblicana. Famiglia era un qualcosa che non ha proprio niente a che vedere con la famiglia così come siamo abituati a vederla noi, ovvero era un gruppo di persone che condivideva, ciascuno o tutti insieme o per piccoli gruppi o anche da persone interpersonalmente, una serie di rapporti, una rete di rapporti interpersonali che si basavano sul, avevano un fattore comune, cioè l'essere conviventi in uno stesso luogo. Poi in epoca imperiale si è addirittura allargata questa cosa, per cui non era necessario che facesse. Della famiglia, infatti, romana faceva parte non il pater familias e la mater e i figli, ma faceva parte il capo famiglia, che era una funzione puramente, come posso dire, politico-amministrativa. Cioè era il responsabile economico. A colui con cui si faceva capo, diciamo. Era il responsabile della gestione del patrimoniale. Il pater familias era il proprietario dei beni, il proprietario amministratore dei beni. La madre invece era la proprietaria amministratrice, ma soprattutto amministratrice della maternità, quindi dei figli, no? E accanto a queste persone, e quindi i figli, diventavano persone solamente con loro diritti, solamente nel momento in cui venivano riconosciuti come tali, come facenti parte della famiglia. Non solo, ma della famiglia poi facevano parte, cosa che dimentichiamo sempre tutti, gli schiavi, con i loro rapporti interpersonali, con i rapporti interpersonali tra i vari membri della famiglia. Quindi famiglie allargate. Più che allargata, in cui c'erano rapporti diversi perché c'erano rapporti tra liberi, proprio giuridicamente parlando, tra liberi e schiavi e tra schiavi. Ma tutto questo faceva parte di uno stesso nucleo familiare. Ora, e questo è lontanissimo da quello che è la nostra, come dire, la nostra concezione di realtà di adesso, di famiglia attuale. Per cui anche il semplice concetto di famiglia di coppia
con figli è già un'aberrazione rispetto a questo concetto di famiglia, che comunque ha funzionato benissimo, cioè la storia ha dimostrato che ha funzionato benissimo fino al momento in cui non è intervenuta una normativa di carattere morale, che è stata quella imposta dalla religione cristiana. Nel momento in cui la religione cristiana è diventata la religione di Stato nello Stato romano, la famiglia, così come era, è andata in dissoluzione e si sono ricostituite però delle forme di famiglia che era quella monacale. C'è Sergio Rovasio che parla di famiglia del Mulino Bianco un po'. No, non c'entra niente, è proprio l'opposto della famiglia del Mulino Bianco tutto questo. Però è vero, la famiglia del Mulino Bianco è una famiglia che non esiste. No. In tutto questo poi si innesta anche la differenziazione dei rapporti interrelazionali sul piano sessuale. Nel momento in cui chiunque, secondo me, mette bocca o comunque tenta di regolamentare questo tipo di rapporto, indubbiamente, inevitabilmente entra pesantemente in conflitto con quelle che sono le pulsioni di ciascuno. Ma non potrebbe essere una violazione proprio di qualcosa di privato, qualcosa che comunque è personale? Certo, certo, è una cosa personale, non solo, ma siccome poi noi mutiamo nel tempo, muta anche questo nel tempo. Un altro grandissimo amico che purtroppo non c'è più, neanche lui se n'è andato poco tempo fa, Peter Boom, no? Con Peter Boom abbiamo molto discusso su queste cose e sostenevamo che in realtà uno nasce, dopodiché comincia nel momento in cui comincia a sperimentare la sua sessualità, si evolve? Interpersonale, si trasforma, si modifica, perché poi ciascuno di noi entra in sintonia con l'altra persona non perché è di quel sesso lì, ma perché è quella persona lì. Quindi si potrebbe parlare di annullamento del genere, cioè non ci dovrebbe essere alla fine. È una stupidaggine, il genere è una stupidaggine. È una stupidaggine che può essere utile, può essere utilizzata solamente, come dire, dal punto di vista statistico, biologico. Perché in realtà il genere biologico quasi mai corrisponde al 100% e per tutta la vita in un individuo con quello che è la sua scelta di identità di genere reale. E chiunque sia abituato a vivere con una certa libertà i propri rapporti con se stesso lo sa benissimo. Il problema è che se qualcuno dal di fuori ti vuole imporre come buono e giusto un certo tipo di comportamento, tu te lo vuole imporre anche molto pesantemente, magari attraverso delle legislazioni, delle sanzioni. Diciamo, storicamente parlando, è stato imposto addirittura con la violenza, con la tortura. Attualmente ancora in Iran, in tante parti, esatto, dell'Uganda. Esatto, cioè te lo vuole. È chiaro che il comportamento dell'individuo non solo non è più libero, non è più suo, perché per disperazione, per paura, per terrore di perdere la propria vita, cerca di adattarsi. Ma ovviamente, che tipo di persona sarà quella che viene fuori in una situazione di questo genere? È una persona non solo assolutamente coartata, ma accumulerà all'interno, questo è un aspetto psicologico secondo me importante, accumulerà dentro di sé tanto di quella frustrazione, di quell'odio, che si può trasformare in odio, perché si sente odiato per come è, lui stesso, lei stessa, comincia a odiarsi, e quest'odio, anziché rivolgerlo contro se stesso, poi lo scarica addosso agli altri, ed è un meccanismo secondo me distruttivo e autodistruttivo. Se non è distruttivo, autodistruttivo, può diventare distruttivo e viceversa. Quindi io penso che buona parte della violenza che c'è in circolazione sul pianeta in questo momento, e della quale ci stiamo rendendo conto, perché c'era probabilmente anche prima ma non lo sapevamo troppo bene, adesso cominciamo a saperlo molto bene perché la comunicazione è diventata globale e rapida,
ha come radice profonda quella della frustrazione del proprio bisogno di essere se stessi liberamente, con chiunque e senza aggressività, senza violenza, senza essere costretti a recitare una parte che non è la tua. Io ringrazio Alba Montori del comitato della Fondazione Massimo Consoli, della quale non mi ha parlato affatto, ma di sicuramente me ne parlerà domani, perché noi la rinvitiamo nuovamente, visto che sei presente al congresso, rimani tutti i giorni al congresso. Non so se domani ce la faccio essere, perché io sono part time, non sono stanziale. Sei stanziale? Non sono stanziale. Però se tu vuoi, noi siamo sul sito di TV Radicale ogni domenica. Quando volete. Questi temi, intendo dire che io so che c'è un grande bisogno di conoscere queste cose, perché si dice tanto, però in realtà quello che è stato le esperienze precedenti, secondo me, ad oggi sono importanti. Per me la storia è una cosa assolutamente importantissima, perché se la si sa leggere si può evitare di ripetere gli stessi errori. Non imparare dalla propria esperienza, dall'esperienza delle altre persone, può essere una cosa veramente pericolosa. Ed è una caratteristica della nostra epoca, quella di pensare di aver scoperto tutto, quando in realtà è già stato scoperto prima. Quindi si ricomincia sempre da capo, non bisogna ricominciare da capo, siamo arrivati a un certo punto, ma devi sapere a che punto si è, perché soltanto così puoi andare avanti. Alle volte però sei stata chiarissima, addirittura noi dovremmo riscoprire i diritti civili, che sono tanti e non è solo uno, noi dovremmo riscoprire la democrazia probabilmente. Il primo diritto fondamentale è quello all'esistere così come si è, dovunque, comunque, senza che nessuno possa dire che cosa devi o non devi fare. È quello che io chiamo il diritto assoluto del bambino, no? C'era Adele, che ha delle facce, che deve avere, se non ricordo male, ha scritto delle cose molto belle su questo argomento, perché lei era molto impegnata su questo concetto dei diritti dei bambini. I bambini in realtà attualmente non hanno nessun diritto, giuridicamente parlando non hanno diritti, hanno soltanto diritti, come dire, mediati attraverso gli adulti, no? Ma fino a 18 anni sono praticamente impossibilitati a dire io esisto come individuo, no? Ora, questa è una profondissima ingiustizia sulla quale dovremmo assolutamente occuparci, perché non è vero che un bambino non sa che cosa è e che cosa vuole. Tant'è vero che se no non ci sarebbero delle situazioni conflittuali fra genitori e figli, anche piccoli, no? E viceversa. Il problema è che la legislazione che noi abbiamo tende a trasformare i rapporti umani in questo tipo di situazioni, prevalentemente in forme di malattia mentale o fisica. Mentale, molti bambini autistici sicuramente hanno come provenienza delle situazioni di questo genere, non accettazione della loro identità, e quindi scappano, si rifugiano dentro se stessi e si rifiutano di uscirne fuori, saggiamente secondo me, perché è l'unico modo per proteggersi. Quindi rinchiudersi. Rinchiudersi, però, e questo significa anche che queste persone comunque sono delle persone che non possono esprimersi, no? E questo è molto grave, cioè è un diritto che gli viene negato. Dice, ma se lo negano da solo, sì, ma perché probabilmente gli è stato negato prima in modo tale. È una reazione. Purtroppo il principio di azione e reazione non esiste solo in fisica, esiste anche nei rapporti tra le persone. Sì, il rapporto di causa e effetto è una cosa che comunque regola anche i rapporti affettivi alla fine. Esatto. Per cui diciamo che le persone, ecco, io faccio sempre una distinzione da molto tempo. Da quando ho raggiunto l'età della ragione consapevole. Che sarebbe quando?
Io ho raggiunto l'età della ragione consapevole molto precocemente rispetto alla maggioranza delle persone che frequentavo, intorno ai 14-15 anni. E faccio sempre una distinzione fra, da allora, faccio una distinzione tra individuo e persona. Anche mi rifaccio un po' semanticamente, no? La persona è l'apparenza, la maschera. L'individuo è il sé, è l'io, no? L'io dovrebbe corrispondere al sé, cosa che normalmente non accade, e questo è una grande, è la violazione principale, nel senso che una società nella quale l'individuo ha la situazione per cui l'io non può corrispondere al sé, significa che è una violenza. Quindi pensi che sia alla fine una questione della società dare la possibilità che queste due cose congiunte? È fatta dagli individui. Quindi è una responsabilità che parte da se stessi, per prima cosa. È proprio in base a questo principio che sono diventata un'attivista dei diritti, no? Perché io credo negli esseri umani, è l'unica cosa in cui credo. Quindi chiudiamo questa trasmissione dicendo: credete negli esseri umani prima di tutto, perché se Alba Montori, che fa parte di varie associazioni, ma non diciamo più LGBT, diciamo famiglie, che ha una famiglia allargata molto grande, ecco, vuol dire che bisogna iniziare a credere un po' più in se stessi e negli altri. Sì, bisogna impegnarsi su se stessi e senza la paura di essere giudicati dagli altri, e bisogna essere sinceri con se stessi e sinceri con gli altri, e non bisogna avere assolutamente paura di mostrare tutto quello che in genere viene stigmatizzato di sé, perché non aver paura di mostrarlo anche sfacciatamente. Sto parafrasando Pasolini quando dice che bisogna scandalizzare, no? Gli altri si possono anche scandalizzare. Io mi scandalizzo di me stessa se non riesco a dire quello che penso, se mi impedisco di dire quello che penso, questo sì che mi scandalizza. Se gli altri si scandalizzano, beh, evidentemente c'è qualcosa che li mette un pochino in crisi, ben venga, no? Uscite fuori dalla persona e ritrovate la vostra identità, il vostro io. Quindi la cosa più scandalosa è non essere se stessi. Esatto, la cosa più scandalosa è non essere se stessi. Diciamo che tutto quello che ci circonda concorre pesantemente nell'impedirci di essere responsabilmente e sinceramente noi stessi, e questo è molto grave. Questa secondo me è la violazione principale contro la quale dovremmo tutti imparare a batterci. Grazie Alba Montori, TV Radicale, Chianciano, 29 ottobre 2011. Grazie. Ciao.